Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel secondo video da Barcellona. E niente, oggi ragazzi faremo le altre cose che dobbiamo fare negli ultimi 2 giorni e poi torneremo a casa all'aeroporto di Napoli. Inoltre, ragazzi, volevo dirvi che ho anche cambiato l'orario di pubblicazione dei video e i giorni. Adesso ho cercato di fare una sorta di calendario, quindi da oggi in poi i giorni di pubblicazione saranno il lunedì e il giovedì alle ore 17. Perciò mi raccomando, segnateveli sul calendario, mettete un promemoria così non vi perderete i prossimi video. E niente, io vi auguro una buona visione e ci rivediamo alla fine del video con i saluti finali. Siamo fuori all'hotel, stiamo aspettando il resto, poi andiamo. La cattedrale di Barcellona, adesso andremo a visitare dentro. Siamo all'interno della cattedrale di Barcellona. E niente, siamo da KFC. Ok, raga, siamo rientrati in hotel. Stamattina abbiamo fatto il giro della Rambla e siamo andati a vedere altri posti molto interessanti, alcuni dei quali vi ho fatto anche vedere riprendendoli. Poi nel pomeriggio, cioè verso le 2, siamo andati a mangiare, siamo andati dal KFC come vi ho fatto vedere prima e io ho assaggiato ovviamente il panino che si chiamava Tower. E ho preso anche la Coca-Cola e le patatine. E la cosa che mi piace molto del KFC, a parte il pollo che è davvero squisito, è il fatto che c'è il free refill delle bevande. Quindi praticamente pagate una sola volta e poi vi prendete da bere quanto ne volete e tutto quello che volete. Adesso sono le 4 e mezza, siamo in hotel perché ci dobbiamo lavare, vestire, cambiare, perché poi alle 7 andiamo a fare cena, perché poi usciamo verso le 8, 8 e mezza e andiamo in un pub, disco pub. Quindi andremo lì e poi verso le 11 e mezza torniamo con la metro, perché purtroppo la metro è aperta fino a mezzanotte perché poi dopo non passano più. Quindi non devi evitare di fare come ieri, spendere altri soldi per il taxi, andiamo appunto in metro e ritorniamo in hotel, perché poi questa è l'ultima sera che stiamo qui, perché domani sera alle 9 e un quarto siamo di nuovo a Napoli. E niente, devo dire che è stata un'esperienza molto carina, mi è piaciuta molto, tranne per il fatto che è stancante, perché comunque non ho dormito parecchio. Infatti ho fatto 4 ore e mezza di sonno stanotte, 4 ore ieri e non sono abituata, di solito dormo 7/9 ore, dipende ovviamente poi dal sonno che ho. E niente, sono veramente distrutta, ma sono anche molto contenta di questa esperienza e non vedo l'ora di partire già per il prossimo viaggio, che non so quando riuscirò a fare. Comunque, detto ciò, io direi che vi saluto, ci sentiamo più tardi perché devo andarmi a fare la doccia prima che rientri la mia compagna di stanza, che poi si deve fare anche lei la doccia, eccetera, e poi diventa un casino boia. Quindi ci sentiamo dopo. A visitare. No.
Stiamo mangiando un sacco di munnezza, sì. Le schiere. Buongiorno ragazzi, oggi è l'ultimo giorno qui a Barcellona perché stasera alle 9:15 staremo a Napoli. Comunque io mi sono appena svegliata, sono le 8 e alle 8:30 devo scendere perché devo andare giù a fare colazione. Poi più tardi, verso le 10, dobbiamo uscire e andiamo a fare il giro della Barceloneta, quindi il lato della spiaggia eccetera. E ovviamente penso di prendere le ultime cose che mi mancano tipo 3 souvenir, regalini eccetera, come volete chiamarli voi. E poi magari se riesco a trovare qualcosa di carino, comprare anche qualche altra cosa per me. Dopodiché ritorneremo in hotel per le 4, perché poi alle 4:15 ci sarà il pullman giù all'hotel che ci verrà a prendere e ci porterà all'aeroporto ovviamente, dove poi prenderemo alle 7 l'aereo e torneremo a casa per le 9. Comunque sia, niente, io ho una faccia indescrivibile perché, come potete anche sentire, sono raffreddata, ho mal di gola e si è scesa anche un po' la voce. E sì, questa vacanza, questo viaggio di istruzione, come volete chiamarlo voi, ha fatto un paio di feriti. Comunque questa notte non ho dormito qui in camera mia, ma ho dormito sopra insieme alle mie amiche perché appunto stavamo giocando a carte eccetera. Poi alle 2:30 se ne sono andati un po' tutti e ci siamo messi a letto. E infatti mi sono svegliata alle 8 solamente perché mi ha chiamato mia mamma, altrimenti avrei dormito ancora un pochino. Ok ragazzi, mi sono vestita più o meno, ho finito di impacchettare la valigia, infatti ho messo tutte le robe del bagno, tutti i vestiti che avevo in giro eccetera, e spero che non pesi troppo. All'inizio pesava 9 kg quando siamo andati all'aeroporto appunto di Napoli per venire qua, e quindi dato che ho comprato poche cose e i panni sì, ok, sono sporchi, ma in realtà non dovrebbero neanche pesare così tanto, penso di rientrare nel peso e spero con tutto il mio cuore di rientrare nei 23 kg, perché uno, non ho i soldi per pagare il resto, e due, perché non ho intenzione di fare il burattino con tutte le robe addosso che poi non mi posso muovere. Comunque sì, oggi mi mancano gli ultimi regalini da comprare, spero di riuscirli a trovare, perché se non porto niente a mia sorella penso che mi mangia viva quando torno stasera. E quindi niente, comunque tra poco usciremo a fare colazione, andremo sotto e vediamo se c'è qualcosa di commestibile più che altro, perché poi alle 10 dobbiamo uscire. Io vabbè, comunque ho finito già tutto, quindi mi sa che dopo me ne vado in camera delle mie amiche e parliamo un poco di cose. Sulla Rambla come tutti i giorni. La mia macchina, regà. Che te ne sa, Ricciola? Dove sono andata? Prego, Ila S su Instagram. Siamo in un centro commerciale sul mare ed è tipo enorme, stiamo cercando gli altri perché li abbiamo già persi. Metà della mia scuola a mangiare la paella. Capito? Ma è bella questa sangria, ma buono. È arrivata la paella e niente, adesso la assaggeremo e vediamo un po' com'è. Buona, mi piace. Raga, abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo pagato 20 euro a testa, in tutto se ne sono andati 360 euro, ovviamente tutti quanti noi, non solo me. E niente, adesso stiamo tornando sulla Rambla perché all'Hard Rock, ci dobbiamo incontrare all'Hard Rock alle 2:30 e ritornare in hotel. Ok raga, stiamo andando all'Hard Rock, ma siamo anche in ritardo. Oggi vi è tutta roba. Andiamo a prendere la metro. Ma non so dove finire la mia partita.
Nosotros siamo in pullman per andare all'aeroporto. Fantastico, check-in fatto, ora aspettiamo per l'aereo che parte alle 7:20. Linea Welling. Abbiamo superato il metal detector, ora siamo giù dove sono tutti i negozi aspettando di imbarcarci. Ebbene sì, questo era l'ultimo video da Barcellona, ho cercato di riprendere il più possibile come già detto e spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vorreste altri video così giù nei commenti e ovviamente io non vedo l'ora di partire per la prossima destinazione, anche se non so quale sarà e quando sarà soprattutto. Comunque sia ragazzi, vi ricordo l'appuntamento giovedì alle ore 17 con un prossimo video e sarà un video che secondo me piacerà a parecchie persone, anche perché in collaborazione con una pagina di Instagram. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo nel prossimo video, nei prossimi giorni. Inoltre seguitemi su Instagram che trovate il link sotto in descrizione. Bella!